6 miliardi di euro da investire da parte della Commissione europea tra il 2007 e il 2013 nella ricerca scientifica per il settore della sanità. È stato soltanto uno dei temi trattati dai relatori del convegno su prospettive sanitarie per il Mediterraneo che si è svolto questa mattina a Palazzo Steri. La manifestazione organizzata dall'Assessorato regionale alla Sanità e dall'ISMET in collaborazione con la Libera Università della Politica è stata anche un'occasione per ricordare Padre Ennio Pintacuda nel secondo anniversario della sua morte. Due i momenti principali della giornata. Nella sessione mattutina il direttore del programma di ricerca in sanità, Quintana Trias, ha illustrato il programma quadro di ricerca e sviluppo, mentre per la sessione pomeridiana è prevista la discussione dei dati riguardanti diagnosi e terapie di alcuni settori clinici nelle diverse realtà nazionali del Mediterraneo. Per la salute abbiamo messo 6 miliardi, un po' più di 6 miliardi, su tre linee fondamentali. La prima è di ricerca di base, di raccogliere dati biologici da tutte le date di base, quindi le database che si possono trovare. La seconda è fare la traslazione. La terza parte è come i risultati delle ricerche cliniche si traducono nella realtà della clinica. Padre Pintacuda è stato uno straordinario interprete di una capacità di progettazione che non restasse sterile, e quindi collegare il pensiero all'azione è, secondo me, il modo migliore per poter ricordare un maestro di vita politica e sociale, oltre che religiosa.